subdola e silenziosa, l'epatite C non ama il clamore. Il virus che la provoca, l'HCV, si fa spazio nel fegato, si moltiplica nelle sue cellule fino a danneggiarle, senza che, nella maggioranza dei casi, siano riconoscibili sintomi premonitori. E quando si manifesta in tutta la sua gravità, soprattutto nei soggetti più a rischio, troppo spesso i farmaci finora utilizzati non sono in grado di curarla. Il trapianto diventa l'unica alternativa possibile. Il virus fu scoperto solo 25 anni fa. Si trasmette per cosiddetto contatto sangue-sangue, frequentissimo tra tossicodipendenti che si scambiano le siringhe. L'HCV può infettare anche persone che subiscono piccoli interventi chirurgici. Si pensi ai tatuaggi, alle sedute dal dentista, dall'estetista o fin anche dal podologo, effettuati però senza opportuna sterilizzazione degli strumenti. I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità parlano chiaro. Il virus rallenta la sua corsa, ma non si ferma. 185.000 le persone colpite in tutto il mondo e circa 350.000 i decessi registrati ogni anno. Maglia nera in Europa è proprio il nostro paese. 1.200.000 i contagiati. E per 300.000 di loro l'infezione degenera in cirrosi epatica, con un esito infausto per quasi 8.000 pazienti l'anno. La ricerca sta facendo passi da gigante. Nuove molecole arrestano direttamente la replicazione del virus. Gli impediscono cioè di moltiplicarsi nelle cellule del fegato. Assunte da soli o unitamente a farmaci di vecchia generazione come l'interferone e la ribavirina, risultano maggiormente efficaci in tempi più ridotti e si stanno dimostrando meglio tollerati. Note dolenti, il loro costo elevatissimo e l'indisponibilità in alcune regioni. E se per il momento, nel caso del Cimeprevir, è da poco arrivata l'autorizzazione al commercio nell'Unione Europea, per il Sofosbuvir è in corso una negoziazione tra l'azienda farmaceutica e l'Agenzia Italiana del Farmaco, perché venga fornito gratuitamente ai pazienti più gravi.